Uno degli ingredienti più spaventosi che si possono trovare negli alimenti industriali per cani e per gatti sono le proteine idrolizzate, proteine che vengono inserite per diverse necessità, che vanno dalle necessità economiche delle aziende alimentari alle necessità di salute, in alcuni casi, del cane e del gatto. In questo video andremo a scoprire cosa sono, a cosa servono, quando si possono evitare e quando invece sono utili. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Le proteine idrolizzate sono uno dei tanti ingredienti che spesso si possono trovare all'interno degli alimenti industriali, soprattutto degli alimenti secchi più che degli alimenti umidi. Si tratta di proteine, come dice il nome stesso, che hanno subito il processo di idrolisi. Per capire che cosa sono queste proteine e quindi anche se è il caso di usarle o se è il caso di evitarle, bisogna per prima cosa conoscere la definizione normativa. La definizione normativa ci viene data dal catalogo delle materie prime, che è facoltativo, ma se lo si utilizza bisogna seguire le definizioni che sono indicate appunto in questo catalogo. Nel catalogo, che è il regolamento UE 2017-1017, viene indicata sia la definizione di idrolisi sia la definizione di proteine idrolizzate. La definizione di idrolisi, che si trova nella parte B dell'allegato 1 al punto 40 del regolamento appena citato, è la riduzione della dimensione molecolare mediante un appropriato trattamento fatto con acqua, calore, pressione, enzimi, acidi o alcali. Questa definizione è generale e non riguarda solamente le proteine, anche perché le proteine non sono l'unico nutriente che si può idrolizzare, ce ne sono anche altri. La definizione di proteina animale idrolizzata si trova sempre nell'allegato 1, ma nella parte C al punto 961. Si definisce quindi proteina animale idrolizzata un polipeptide, un peptide o un amminoacido o una loro miscela ottenuta per idrolisi di sottoprodotti di origine animale che possono poi essere concentrati per essiccazione. La definizione per persone profane di tecnologia alimentare non è proprio chiarissima, di conseguenza va un pochino spiegata, cercando di capire che cos'è il processo di idrolisi. Probabilmente sapete che le proteine non sono strutture a sé stanti, ma sono strutture complesse composte da alcune unità semplici che si chiamano amminoacidi. Questi amminoacidi sono messi in fila uno dopo l'altro e formano quindi una lunga catena detta catena peptidica se gli amminoacidi sono pochi, polipeptidica se il numero aumenta, se poi il numero aumenta tantissimo, allora si parla di proteina vera e propria. Le proteine sono quelle che si possono trovare in tutti gli alimenti, tanto animali quanto vegetali, e per essere scomposte, un'operazione che avviene normalmente anche nel nostro stomaco, come in quello del cane o del gatto, c'è bisogno di un processo apposito che vada a tagliare queste lunghe catene di amminoacidi per renderle nuovamente amminoacidi singoli o comunque catene molto corte che possano essere assorbite poi dall'intestino del cane o del gatto. L'idrolisi è il processo che anche nello stomaco rompe questi legami. Quando si parla di digestione delle proteine, bene, avviene il processo di idrolisi, cioè il processo chimico che separa tra loro le connessioni tra due amminoacidi adiacenti, permettendone di fatto la digestione. Questo processo avviene nell'organismo del cane o del gatto per via completamente naturale, catalizzato da enzimi che vengono prodotti dallo stomaco che vanno a digerire le proteine che si trovano all'interno, vanno a fare un'idrolisi su ciascuna delle proteine che il cane o il gatto ha mangiato con l'alimentazione. Questo processo, in base all'alimento e in base alla capacità dello stomaco del cane o del gatto, può essere più o meno efficiente, come abbiamo visto nel video dedicato alla digeribilità delle proteine. Tuttavia, il processo di idrolisi può essere anche riprodotto in laboratorio con uno dei metodi che abbiamo visto prima nella definizione normativa. Per quanto riguarda le proteine idrolizzate destinate alla fabbricazione degli alimenti per animali, generalmente si utilizza l'idrolisi per mezzo di enzimi. Praticamente il sottoprodotto di origine animale di partenza viene messo all'interno di una vasca dove sono presenti anche degli enzimi. Questi enzimi spezzano le catene delle proteine, formando in questo modo l'idrolizzato di proteine. Si tratta
praticamente né più né meno di una digestione esattamente come quella che avviene nello stomaco, che però avviene in laboratorio. Da questo processo ottengo appunto l'idrolizzato di proteine che è possibile utilizzare come ingrediente nei prodotti per animali e anche nell'uomo, perché esistono anche prodotti umani basati sugli idrolizzati di proteine. In questa immagine vi mostro, giusto per poter capire, uno dei processi di idrolisi. Questo ad esempio è l'idrolisi delle proteine del pesce e questo è il risultato. Quindi si parte dal pesce e si ottiene questa sostanza che altro non è che l'idrolizzato di proteine. Il processo di idrolisi lo si potrebbe fare teoricamente da qualunque proteina, quindi si potrebbe partire anche da un filetto di bovino, ma la normativa già limita richiedendo alle aziende di produrre gli idrolizzati non dai prodotti di origine animale, magari non dalla carne fresca, ma dai sottoprodotti di origine animale. Quindi tendenzialmente le proteine di partenza sono già di qualità non altissima. Beh, naturalmente però un sottoprodotto può essere anche carne scartata magari per motivi commerciali. In realtà però questa fonte, che è un libro edito da un'azienda mangimistica, ci fa sapere che la maggior parte degli idrolizzati derivano dal pollo e dalla soia. Aggiungiamo anche, leggendo le etichette per le aziende che lo dichiarano, che non tutte le parti del pollo vengono utilizzate per fare le proteine idrolizzate. In particolare, la parte del pollo più utilizzata per fare l'idrolizzato sono le piume. E perché proprio le piume di tutta la carne che c'è a disposizione? Prima di tutto perché il processo di idrolisi va studiato, c'è una ricerca dietro e cambia da prodotto di partenza a prodotto di partenza. Il processo dal punto di vista tecnologico non è sempre uguale per produrre un idrolizzato. Secondo, perché la carne viene generalmente messa all'interno degli alimenti per animali come carne, mentre siccome sarebbe difficile mettere le piume all'interno perché non sono digeribili, questo sottoprodotto di origine animale subisce appunto l'idrolisi e poi viene messo all'interno dell'alimento. Un'altra fonte da cui derivano di solito le proteine idrolizzate è non animale ma vegetale ed è la soia. Questo naturalmente fermo restando che possono esistere degli idrolizzati di proteine di coniglio piuttosto che di pesce piuttosto che di bovino, ma generalmente quando un'azienda mangimistica inserisce questi idrolizzati all'interno dell'alimento lo scrive perché è una nota di qualità di quell'alimento. Se viene nascosto è altamente probabile che quelle proteine derivino dal pollo, anche se non lo possiamo sapere. Ma se le piume normalmente non sono digeribili né dal cane né dal gatto, perché vengono messe sotto forma di idrolizzati? Beh, perché il limite che non permette la digestione delle piume e delle penne al cane e al gatto è il loro stomaco. Il loro stomaco non è in grado di spezzare le catene che compongono appunto le proteine che si trovano in questi annessi cutanei degli uccelli. Tuttavia, se io queste penne le metto a contatto con degli enzimi, con un processo, con una temperatura diversa da quella che si trova nello stomaco del cane o del gatto, beh, questi enzimi ce la fanno a digerirle. Di conseguenza io avrò queste piume, queste penne che sono già digerite prima di entrare all'interno dell'organismo del cane e del gatto, e siccome sono già digerite, sono già in parte spezzate, gli enzimi del cane e del gatto riusciranno a finire il lavoro, a finire di spezzarle, e queste arriveranno nell'intestino e potranno essere assorbite. Quindi è verissimo che sì, si parte da un alimento che ha un valore nutritivo praticamente nullo allo stato naturale, ma il valore nutritivo viene aggiunto in laboratorio. Le proteine idrolizzate vengono assorbite dal punto di vista nutritivo e dal punto di vista nutritivo un valore ce l'hanno. Le proteine idrolizzate hanno però anche un altro importantissimo vantaggio. Il fatto che queste proteine vengono spezzate prima di arrivare all'interno dell'organismo significa che perdono la loro struttura originale di proteine, poiché gli allergeni, cioè le sostanze in grado di scatenare allergie, sono per la maggior parte proteine che vengono riconosciute dal sistema immunitario e scatenano la reazione allergica. Una predigestione fatta in azienda le rende irriconoscibili per il sistema immunitario, che di conseguenza non le attacca. È per questo che le proteine idrolizzate, ad esempio del pollo, non sono in grado di scatenare una reazione allergica nemmeno in un cane che è allergico al pollo, perché il suo sistema immunitario non riconosce queste proteine. E quindi quando si possono utilizzare le proteine idrolizzate nell'alimentazione del cane e del gatto? L'utilizzo più frequente è quello legato alle reazioni avverse al cibo, in particolare quando siamo in presenza di allergia, non del gruppo delle intolleranze, perché
pochissime intolleranze in realtà vengono risolte dalle proteine idrolizzate. Per la differenza tra allergia e intolleranza, guardate il video sulle reazioni avverse al cibo, dove l'ho spiegata in modo abbastanza approfondito. Le proteine idrolizzate, come proteine che non stimolano una reazione allergica, sono utili, come ci viene descritto da diverse fonti scientifiche che hanno analizzato appunto il loro utilizzo e che hanno mostrato come effettivamente un cane, ad esempio, allergico al pollo, nel momento in cui si mette a mangiare proteine idrolizzate anche di pollo, vede la sua reazione allergica scomparire, proprio perché il sistema immunitario non riconosce le proteine idrolizzate come proteine del pollo. Altro problema, questo nel caso delle intolleranze, che possono risolvere queste proteine è la maldigestione proteica. Se lo stomaco del cane o del gatto non è efficiente, specialmente nel digerire un'alimentazione di tipo industriale, le proteine idrolizzate, essendo già digerite, lasceranno meno proteine indigerite all'interno delle feci e quindi garantiranno un assorbimento migliore di queste proteine. Anche questo è un vantaggio, specialmente negli animali malati e soggetti magari a patologie croniche. E quindi le proteine idrolizzate sono sempre utili indistintamente perché hanno questi vantaggi? Beh, in realtà no. Prima di tutto bisogna fare una considerazione. Quanto è efficace il processo di idrolisi? Sì, perché la normativa ci parla di predigestione, ok, delle proteine, ma non ci dice quanto devono essere predigerite. Nel senso che una proteina grande così, io la posso digerire a frammenti che sono grandi così o a frammenti che sono piccoli così. E questa è una differenza dal punto di vista dell'efficacia dell'alimentazione, specialmente in merito alla patologia che sto cercando di risolvere. L'etichetta non ci dice quanto è efficace il processo di idrolisi, quindi generalmente questa informazione viene rilasciata direttamente dalle aziende mangimistiche nella documentazione tecnica destinata ai medici veterinari, che sono quelli che per le terapie, generalmente per le allergie alimentari, utilizzano alimenti a base di proteine idrolizzate. Vi faccio un esempio per spiegarlo meglio. Se qualcuno volesse rendermi irriconoscibile, potrebbe dividermi in tanti pezzi. Per rendermi irriconoscibile dovrebbe fare un buon lavoro, di conseguenza non può dividermi solamente in tre parti, perché se mi dividesse a questa altezza e voi siete il sistema immunitario, beh, mi riconoscereste subito, cioè la faccia. Se invece mi dividesse in 1000, 10.000 pezzettini, sarebbe molto difficile magari da una mia unghia capire che originariamente quel corpo era il mio. È un esempio non bellissimo, però rende abbastanza chiara la situazione delle proteine. Bisogna rendere le catene di aminoacidi abbastanza piccole da renderle irriconoscibili per il sistema immunitario. Oltretutto, non si possono considerare tutti gli alimenti con proteine idrolizzate come alimenti destinati ad animali che hanno allergia alimentare. Ve ne mostro due esempi. Questo, per esempio, contiene proteine idrolizzate, sì, ma anche carni e derivati. Quindi da una parte c'è un idrolizzato, è vero, dall'altra parte ci sono allergeni che non conosciamo perché non sappiamo precisamente cosa c'è dentro. In quest'altro alimento si parla nella descrizione di proteine idrolizzate, ma nella lista degli ingredienti, oltre a non essere citate, anche se poi magari ci possono essere perché sono comunque derivati della carne, anche qui ci sono in ogni caso carni e derivati che non ci danno idea di cosa sia presente all'interno. Quindi in questi due casi avere delle proteine idrolizzate all'interno è perfettamente inutile nelle allergie. Per quanto riguarda invece quegli alimenti fatti bene, cioè composti da soli alimenti idrolizzati, cioè quelli che hanno un senso per cercare di capire se una reazione allergica è alimentare o meno, beh, questi alimenti si possono utilizzare per le settimane di cui c'è bisogno per poter fare una diagnosi. Naturalmente, andando a togliere praticamente tutte le proteine allergizzanti perché sono predigerite, io posso vedere se quel cane o quel gatto ha un'allergia alimentare oppure se i suoi sintomi sono da ricercare in un problema che non è di pertinenza alimentare. Generalmente, se quell'animale ha un'allergia alimentare al pollo, al cavallo, all'agnello o a quello che volete, dare un alimento con sole proteine idrolizzate il problema lo risolve, perché sono sicuro quelle proteine, con la loro struttura originale, di toglierle dalla sua alimentazione. Questo significa che io posso continuare con un'alimentazione basata su proteine idrolizzate per tutta la vita? Teoricamente sì, potrei. Praticamente e personalmente preferisco di no. Questo perché se io utilizzo le proteine idrolizzate per il tempo necessario a capire se c'è un problema di reazione avversa al cibo, di allergia o meno, alla fine, se il problema c'era, avrò risolto i sintomi di questa allergia e di conseguenza il cane o il gatto starà bene. Ma a cosa era allergico? Questa domanda non ha una risposta, e se sul momento
se ne può anche fare a meno, quindi si può continuare a rimanere con il dubbio a cosa fosse allergico quel cane o quel gatto. In futuro questo potrebbe essere un problema. Ad esempio, quando io vado in vacanza banalmente e lascio il cane o il gatto a qualcuno, devo dirgli a cosa è allergico perché lui non somministri quell'alimento. E questo è un esempio banale. Pensate invece se questo cane o questo gatto, dopo anni che mangia alimento basato solo su proteine idrolizzate, avesse una patologia che deve essere supportata con l'alimentazione. In quel momento io mi troverei a dover risolvere due problemi. Da un lato l'insufficienza renale o epatica o quello che è, quindi a cercare una alimentazione adatta a quell'animale. Dall'altro però devo anche capire qual è il problema allergico. E questo può non essere semplice, considerando che per capire qual è l'alimento che dà allergia posso impiegarci anche diverse settimane e non ho tutto quel tempo se l'animale ha una patologia piuttosto grave. Per questo motivo, anche per chi utilizza per una diagnosi di reazione avversa al cibo un alimento basato su proteine idrolizzate, il consiglio è quello di utilizzarlo solo per il tempo strettamente necessario per capire se l'allergia alimentare c'è o non c'è e poi cominciare a fare le altre prove che ci permettono di capire qual è l'alimento a cui è allergico. Un'informazione che per il proprietario e per i veterinari che seguiranno poi quell'animale in futuro sarà utile per tutta la vita dell'animale. E poi, per concludere, giusto per ricordarlo, c'è il problema etico. È giusto nutrire un cane o un gatto con piume e penne di uccelli piuttosto che con la soia quando sono alimenti che in natura questi animali non mangerebbero? Beh, se ci sono necessità mediche, sì, alla fine nemmeno i farmaci si prenderebbero in natura. Quando però un animale è sano, è corretto fornire questi alimenti al cane o al gatto? Quando esistono alimenti alternativi oppure esistono le diete casalinghe, che sicuramente diventano più adeguate per nutrire, specialmente nel lungo periodo, un cane o un gatto? Naturalmente questa risposta non la devo dare io, la deve dare ognuno di voi. I dilemmi etici i veterinari non li devono risolvere, i veterinari devono aiutare a curare gli animali. Però è una riflessione comunque utile da fare da proprietari quando si danno alimenti industriali. Voi che cosa ne pensate? Se utilizzate alimenti industriali, avete mai fornito alimenti che contenevano proteine idrolizzate o almeno avevate mai notato che nell'alimento che fornivate al vostro cane o al vostro gatto c'erano gli idrolizzati di proteine? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube, dove potete farmi eventualmente anche delle domande. Mi rendo conto che l'argomento non è proprio semplicissimo e vi ricordo che se avete necessità di una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata da me, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione di YouTube. Io vi ricordo che per essere sempre informati sui nuovi video potete iscrivervi alla mia pagina Facebook Valerio Guinci, e detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.